Siete pronti al terrore? Che terror! terrore! Allora, Stray Souls, uno dei giochi horror più promettenti del prossimo futuro, soprattutto dal punto di vista grafico. Posso leggere la frase quella sotto? Prego. Posso dimostrare che ho imparato Prego. l'inglese? This game is in very early stage. Perché l'H su early? Early stage of development. Eh? You may encounter some bugs, Che poi fa? gameplay errors, or placeholder Perché objects? Che objects. And vuol animations. dire? Questo gioco è molto early. E ci hai rimesso l'H. Vabbè, io partirei. Stray Souls, Devo dire forza. development. Sviluppo. Addirittura perché? Vandalismo infantile, adolescenziale, è un... Martha, Martha, how how much much longer longer are are you you going going to to keep keep me me waiting waiting in in this this dump? dump? One sec. Look, I really appreciate that you're going through all this trouble for my birthday, but I'm seriously bored just standing around out here. Relax, it's almost ready. I swear, if you've got me out here just to pull a dumb prank. Dude, chill out, man. It's all set. Just look for the rope. Really? A rope? What for? So I can hang myself from all this boredom? Ugh, just look for the goddamn rope, Daniel. Sorry. Hey, look, I know it's your birthday and all, but this is gonna be a lot easier than you think. Bet. So, Lara Croft, got any coordinates for this rope? Nope. You're a smart boy. You'll figure it out. Just look for a rope hanging from a tree. That's it? What, a rope hanging from a tree? You know there's like thousands of trees out here, right? That's usually what you find in a fucking forest. Lots of trees. Yeah, blah blah. Anything else you feel like bitching about? Trust me, you're gonna love it once you find it. Bene. Ci ha dato Lui dell'ali. c'ha. C'ha de. Allora, ve la faccio breve. Il suo compleanno sta parlando al telefono con qualcuna che non so che se sia la sorella, la Ci ha donna, dato dell'albero. eh. No, e ci ha regalato una corda per il compleanno. Dice, ma che invece devo impiccare? Dice, capirai quando la vedrai. Dice, ma dove la trovo? Ma lui che Sta a movenze fare il c'ha? vigile? Prego, prego! Perché c'è. Lì, lì. Allora, il gioco è salito agli onori della cronaca per un discorso di credibilità delle animazioni, ma Lo annoi. un pochino, lo annoio, dici? Cioè, Beh, si muove un po' te ci voglio a Stanlio? te a star lì in mezzo con la nebbia. Allora. Non puoi interagire con questa cosa per ora. Non penso possa. Pensi possa. Okay, animazioni. Allora, animazioni facciali pure pure. Animazioni motorie no, non ci siamo. Vabbè, ma lui lo fa per mantenere un po' di credibilità. Scusate, io non vedo una mazza. No, la recensione si vede. Un, due, un, due, un, due. C'è pure lo scatto con la gambetta, vista? Ah, io se premo non devo tenere premuto. Sembra un po' il primo Silent Hill. Bene. Ma a parte correre tipo militare che si fa? Allora, l'atmosfera è molto bella. Solo che però Troppa nebbia. è tutta atmosfera per adesso.
Sarebbe bello se si vedesse qualche mostro che si nasconde, qualcosa che ci segue. No, se inceppa. Maledetto spartitraffico. Il primo nemico che troviamo in questa storia. Che ci impedisce di rimanere vivi. Maledetto muro invisibile. Il nemico più grande di qualsiasi... Puoi spostarli, mi sa. Non puoi interagire con questo per ora. Can't interactly. Ma quindi... Ma poi non c'è una mappa, una scia, un qualcosa. Ma su, deve andare di là. Vedi una corda attaccata a un albero? Di grazia? Dimmelo se vedi corda attaccata agli alberi, eh. Ti pare semplice. Ma sempre che prende la rincorsa quando corre. Un luogo talmente entusiasmante questo. Un fiore? È il colpo. Ma che fa sempre così ogni tanto? Via via. Anche a me viene da fare. Capisco la finalità di tutto ciò. Fatti dei nomi, magari è legato a qualcosa. Vediamo un attimo gli alberi in giro. Un albero. Sa, qui è il massimo che puoi arrivare? La corda! Ah! I really mean it. Easy on the mushy stuff, little man. I'm just glad you enjoyed it. It was a real bitch to put together. Did I enjoy it? Hell yeah, it was awesome. Last year, the local homeless dude at the 7-Eleven gave me a scratch-off worth $2. So, yeah. Fireworks are really stuff up. I really didn't expect that. At all. Good, I'm glad. By the way, you haven't forgotten why we're really here, have you? To watch fireworks in the creepy forest on my birthday. Ooh, you've got jokes, huh? I'm here to look for the gravestone and that so-called haunted playground. I remember. Oh, and I've got these keys that you gave me. Which one of the park ranger vehicles were they for? There's two of them and they look identical. Good job. At least you remembered. Regarding the cars, I don't know. Check them both. It's not like they're gonna have alarms, are they? And, by the way, check for any weapons inside. Just in case. Yeah, okay, Marty. Like anyone's just gonna leave a gun laying around. And what am I even supposed to find on this playground? Not that I don't enjoy a jungle gym now and again, but it is kind of weird since I'm not, you know, 5 years old anymore. I don't know. It's supposedly haunted. Maybe you'll see a ghost. Anyway, you can just sit there and wait for me. Unless you'd rather wander around the cemetery. I don't care either way. Your call. Well, I haven't gone down a slide in a long time, so I'll probably check that out. Best birthday ever. Look, I'll call you back after I go all Grand Theft Auto in these ranger vehicles. By the way, thanks again, Martha. I really love posso dire una cosa comunque, un problema che hanno gli sviluppatori moderni è che non sanno più dare ritmo ai prodotti. Quanto cazzo non la stanno chiacchierando in una demo? È una demo! Non sto giocando alla versione completa, si stanno accollando in una maniera surreale su cose che non abbiamo modo di approfondire. Hai ragione. Cioè, non c'ha senso che tu lo tieni così mentre si disloca una spalla. 30 volte. Devo guardare le macchine. Me l'avete detto. Basta. Mi fa tiltare a me sta roba. Poi si lamentano che la roba non viene diffusa. Bene. Bene. Mamma mia. Cioè sì, non c'entra niente. C'entra niente. 10 minuti di dialogo. Cioè,
In una demo tu devi farmi capire qual è il prodotto e farmi venire voglia di comprarlo. Se io devo leggere per 3 ore uno che mentre parla mentre fa così. Anzi, in una demo il ritmo deve essere ancora più alto. Cioè, tu prendi quel momento del gioco con ritmi più alti. Se no. Io per carità cerco sempre di tollerare tutto e di dare un senso a tutto, ma. Che non col mignolo. Ma poi. Ma quanto pesano questi carelli? Ma che so, incudini. That stupid playground key isn't in the goddamn car. I'll shoot myself, I swear. Ci sta a tirare. Deve cercare arma. Ah. Spacca il vetro! Ah, ragazzi, però un po' d'intravendenza. Te infili il telefono nella faccia. Scivoli. Addio, tutto. Lo sotto andiamo a fare la spesa, li spostiamo così. Esatto. Bene. Occhio. Giusto per attirare un po' più di stregonerie. Ah, devo andare a cercare nei sec della Monnets se troviamo delle armi. Hai visto Secchi della Monnezza? Ti ricordi Secchi della Monnezza? Forse all'inizio? Ma perché quei cosi non li salta? Dai, dai, su, lavora! Datti da fare! Vabbè! Quanto dura sta là? La discoteca! Ma cos'era questo? Un parco giochi? È tipo un cimitero dentro? È tipo un parco giochi col cimitero, c'è una roba veramente... Non puoi ancora interagire? Niente. Di preciso quando è che inizia a far paura? Che mi ha fatto solo cazzare per adesso. A me ha fatto ridere. Giocato con te. Ma in bagno? Ah no. Era super blindata quella porta. Era tipo cosa? Apocalisse. La vocalissa. C'è un'altra porta? No, tanto non si apre mai. Ah, la lucina. Forse qua sì. Niente. Now this is a birthday gift. I wonder if I shoot up the lights on the ranger cars, maybe it'll disable the alarm and unlock the doors. Cioè, non ho capito che ci fa con la pistola. Devo andare a sparare alle luci delle macchine in modo da spegnere gli allarmi. Poteva dargli una spallata come ai carrelli. Cioè, so, le caramelle dentro. Le Smarties. E tic tac. Poi ho trovato la pistola con 48 colpi dentro al cestino. Mazza, gliel'hanno messa lì apposta. L'effetto newyorkese.
questa è, c'entra tutto, beh. Di lato, c'è uno dei due. La parte centrale va colpita. Penso tu debba andargli davanti. Anche basta. Shut up. E adesso? And now? Penso ci possa entrare. Equipping? An equip. Con la pistola in mano non ce la fa. Bene. Nice. Time to relive my childhood and ride the slide. Apri la porta, il cancelletto del parco giochi. Ah, quello di prima, c'era scritto A. Che era? Giù in fondo, a sinistra, mi sembra. Mi fanno paura quelle tombe là che sono sempre delle persone. Bravo, qui. Proprietario? Ma che... Scappa! Ma non è la pistola? Ma che cazzo? Non riesco a tirar fuori la pistola! Mamma mia! Sotto, sotto! Ma cosa sono? Delle larvone! La bocca dello stomaco. Non so più che debba sparare andavanti. Scappa! Cos'era? Non lo so. Un braccialetto. Seguono! Bella mossa. Continua ad esserci la musichetta perché ce ne sono altri. Mi sa. Che schifo è! Vedi se uno lascia l'erba che cresce? C'è un altro! Occhio! Tazzanna! Altri due! Corrono pure, aiuto! Fini i colpi! No! Lo ammazzo! A spallate! Non dai pugni! Riponila! Sì, vabbè, ma se ci rincorre non c'è da tregua! Ci devono stare i colpi, per forza! Ma non droppano niente, poi? No! Nella casetta ci sono i colpi! No! E non puoi interagire con niente! Ma il mostro non entra. Come cazzo la si leva st'arma? Ma non dà pugni? Dai, devono stare da qualche parte, non ha senso.
Certo, abbiamo fatto fuori 48 ore. Io non capisco cosa faccio qui. Non ce basta. Ah sì. Non ha senso. Qua dentro non ci può andare? Prima era della è aperta. Da dentro, da qua, da qua. No, no, ma tanto non ci posso. Magari ci sono colpi dentro. Ha rivisto! Ma dov'è? Facciamo finta di guidare. Ma il mostro dov'è? Un po' sì, ma aspettavo un po' di meglio comunque in generale. Sono abbastanza deluso da... Sì, tristemente anch'io. Ne parlano come se fosse... Hai preso i colpi? Sì! Dov'è? Oh. 8. Vabbè, dov'è? Si spari sulla panciona. Una parola, boh. Beh, rivai dove è sbucato, di là. Nel giardino. Eccolo. Eccolo, eccolo, eccolo. Vai, vai! La panciona, la panciona! Oh man, that was fucking insane. Talk about a wild 18th birthday party. Indaga sul parco Gioia. Parco Gioia. La X. La Ickese. La Ickese. Bene. Mo che ho investigated. Non ho trovato niente. Nice. Sembra come un'aria. Per guidare. Allora. Con questa. Possiamo andare a spegnere il vapore. Spegnendo il vapore possiamo passare. Passando possiamo. Possiamo... Che possiamo fare? Accedere ad una zona mai vista. E forse utile. Allora. Che passare sotto era troppo complicato. Il puzzle. Il puzzle. Ma è caso. Stavo guardando se ci fosse qualcosa, qualche indicazione, ma... Sto guardando intorno, ma non mi viene in mente niente. Provo a tirarle tutte su. Down, down, left, right, left, right. Che ha detto? Go up, up, left, down. Tutto giù.
There's no way on this. Oh. Su, giù, giù, su. Never mind. Graveyard it is. Bene. Abbiamo ridato l'energia. Io non so come ho fatto, però l'importante è che abbia funzionato. Non ci frega. Tunnel sotterraneo. What the fuck? Ci hanno fatto abbassare la guardia, aiuto! Maledetti. No. Maledetti! Cosa? Ma tutto sto bordello per fa che? Ma poi cos'era? Ci penso? Le faccio sapere? Gioco particolare. Cioè, allora. Facciamo un attimino. L'atmosfera c'è. Sì. La storia, se me la spieghi la rendi un po' più diciamo dinamica, c'è. Che la base c'è, dai, la base c'è. L'effettistica c'è, quel sì. Mix di comicità involontaria sì, e dai, horror sì, a sì. Me piace. Sì. Da rifinire, chiaramente questa è in early access, però. Mi piacerebbe tanto potergli dare un feedback più diretto, chissà che non veda il nostro video e che in qualche modo comprendano le minchiate che abbiamo detto, ma comunque, secondo me con una storia un pochino più ritmata, sì, con un ritmo un po' sì. Più alto... E un po', diciamo, il personaggio, anche lui, un po' reso un po' più realistico, un po' meno fantoccio. Esatto, fantocci a lei, fantocci. Ecco. Però lo shooting... Beh, discreto, pada alla mano. I nemici fanno abbastanza paura. A livello di atmosfera, ripeto, ci siamo. Gioco interessante, sì, però sì. Da seguire. Sì. Fateci sapere, la demo è gratis. Dategli un'occhiata se vi va. E noi ci vediamo alla prossima.